che ci sono qui virgine che tutto danno tranne che l'idea del peccato, della libidine. È stato censurato, per la foderina, per la, sì, la copertina del libro è stata censurata per più volte. Io al momento sono bloccata su social, su Facebook, non posso interagire per... Allora hai le opere d'arte, guarda, non lo so, io ogni volta che pubblico il libro viene censurato, bloccato. Ma è una fotografia? È una fotografia? Questo è un quadro, è un quadro, è un quadro del 1800 che peraltro non è mai stato censurato nella storia dell'arte. Quindi... La nuova, la nuova ignoranza dominante. Sì, sì, sì. Ma probabilmente lo fanno per fare scandalo? No, neanche per far capire che ci sono. Iniziamo? Vediamo anche questo, ne approfittiamo. Sì. Eccoci. Allora, buonasera a tutti, buonasera a Margherita, buonasera a Maddalena Fiume. Siamo entrati già nel vivo della nostra serata, ovvero la censura. La censura. Stasera siamo qui per parlare appunto della Malagrazia, ovvero le ballate delle disturbanti, che esce grazie a Editrice. E, dicevamo, che cosa c'è in questa copertina di questo quadro del 1887 di Auguste Charlemagne, di così scandaloso, a tal punto, forse facciamo anche senza, mi sentite? Sì, forse è meglio. Okay, okay. Sì. In fondo si sente? No, in sì, fondo sì, non sì. Si sente. Allora proviamo l'altro. No, ma dicono che si sente, tranquillo. Sì, si sente, vero? Ok, va bene, così amplifica un po'. E, dicevo, che cosa c'è di così scandaloso? Forse... Il fatto che la censura ormai è affidata a degli algoritmi, in questo caso specifico quello di Facebook. E, per ironia della sorte, ci ritroviamo a parlare di censura anche se già con Margherita da qualche anno ci occupiamo di libri proibiti. E il più delle volte abbiamo parlato di libri che sono stati censurati per il contenuto di questi dispositivi così disturbanti, ma mai ci eravamo occupati appunto delle censure relative alle copertine. Eppure c'è tutta una interessantissima antologia di casi che hanno, di case editrici e di autori che hanno subito censura per via delle copertine. E quindi questo è un augurio e sicuramente ti porterà tanta fortuna, perché così è accaduto per esempio con Adelphi, oltre al caso molto interessante che riguardò Lolita, legge Lolita a Teheran, perché Adelphi aveva scelto una foto invece che la foto che proponevano diciamo la casa editrice americana. E in quel caso, come in altre copertine di Adelphi, appunto anche Adelphi si è ritrovata nelle tue condizioni, cioè di pubblicare un nudo, anche se di nudo d'arte si tratta, e venire censurati. E quindi in qualche modo, ecco, partiamo dalla censura della copertina per arrivare alla censura delle parole che partono per stimolare la nostra memoria dall'indice dei libri, ma arriva ai giorni nostri, senza dimenticare quello che sta accadendo in questi giorni a Roberto Saviano, tanto che si sono mobilitati anche il Pen International Club, che è la più grande associazione mondiale che si occupa di accendere i riflettori sulla censura, su ciò che accade, sulle torture talvolta che subiscono alcuni scrittori in alcune parti del mondo. E quindi il Pen International Club, per fortuna, insieme all'ALA, che è l'American Library Association, si occupa di monitorare tutti questi casi di censura. E io spero, ecco, che questa copertina non arriverà a quel, diciamo, ad avere
ad essere oggetto di indagine del Pen International, e che tutto si possa risolvere, insomma, con altri escamotaggi che hai già messo in atto, mettendo delle stelline sul seno, oppure diciamo dei baffi, ho visto, ecco, la creatività che poi salva sempre. Detto questo, io passerei subito la parola ad un'altra penna importante, che è Marinella Fiume, che da sempre si occupa del mondo femminile, del mondo della donna attraverso la scrittura. E quindi chi meglio di te può in qualche modo introdurre queste ballate, questi versi liberi che parlano di donne, che come viene anche descritto in qualche modo si entra nel mondo del patriarcato denunciando questa realtà, ma secondo me non solo di patriarcato si parla, perché le donne che vengono raccontate e che vengono disegnate da Margherita non sono solo donne che subiscono, ma sono anche donne che vivono. Bene, grazie. Grazie per avermi affidato questo compito difficile. Difficile, perché questa è una monellina terribile, no? E quindi il compito è difficile. Il compito è difficile perché dice e non dice, e perché dietro un'apparenza di una prosa e di versi semplici si cela invece un universo di parole rutilanti, perché con le parole ci gioca, le parole crea iconi. Bisognerebbe fare un altro dizionario per raccogliere iconi, e cioè le parole inventate, messe insieme, create da Margherita. Bisognerebbe fare un altro dizionario. Ma intanto, che cos'è? Io sono una vecchia prof, e quindi sono abituata a dire innanzitutto qual è il genere letterario di questa cosa che abbiamo in mano, che genere letterario è, che siano versi. Forse sono versi, nel senso che ormai verseggiare libero è talmente è entrato nell'uso che possono essere sicuramente versi. Ma questi versi sono tenuti insieme in una struttura che sembra una ballata. Sembra una ballata come le ballate medievali, duecentesche, provenzali, quelle ballate da cui ha origine in fondo la letteratura occidentale, la nostra letteratura, no? Ha origine. E poi non è un caso che queste ballate, dopo un momento di grande successo, di grande splendore, declinano, per riprendere poi quando? Per riprendere nel romanticismo. Nel romanticismo la ballata diventa un genere molto frequentato nuovamente. Perché? Perché probabilmente sono due periodi in cui si cerca di creare il mondo attraverso le parole. In fondo questo è la letteratura. La letteratura è quello strumento che serve a ricreare un mondo. E non ha molto senso dire: ma questo è vero o è fantastico? Questo è letterario. Questa è letteratura. E quindi non va misurata sul metro della realtà. È una realtà in sé, è una realtà che conta per sé. Questo però non è soltanto una ballata. All'interno di questa ballata o poemetto, che vogliamo dire, c'è prosa, c'è poesia. Ma c'è poi differenza tra prosa e poesia? Sicuramente per Margherita no, non c'è differenza. Nel senso che prosa e poesia sono entrambi due modi per interpretare il tuo io, la tua realtà, la realtà interiore, ma anche perché la letteratura delle donne, questa è
molto marcata come letteratura delle donne, cioè è molto, il genere è molto detto, è molto, in ogni suo aspetto, non soltanto nel contenuto, perché si occupa di donne, ma anche nel modo in cui è affrontato questo contenuto, che è contaminato. Noi siamo abituati alla distinzione, ci hanno abituati a scuola, alla distinzione tra prosa, poesia, oppure tra i generi letterari, anche le diversità, le varie sfaccettature. Bene, è una divisione, una classificazione su cui la letteratura occidentale si è sempre nutrita, ma che non va bene per la letteratura delle donne, perché le donne inventano un altro genere. È come, ed è anche questa una ragione per cui ci sono molto poco nei libri di testo, perché i libri di testo a scuola ci abituano a convenzionali divisioni, mentre invece la letteratura delle donne, quando è una letteratura che veramente riflette il modo di stare al mondo delle donne, il modo di vivere delle donne, no? E allora non sottostà a questi generi. E anche la lingua di Margherita è una lingua che, per la quale è difficile trovare dei confronti. Quindi genere, lingua, Weltanschauung, con una parola cara al mio amico Mimmo, Almirante, tedeschista, bandito, autore di un libro che si chiama Il bandito e Margherita, e dunque stasera è qui perché sente il richiamo delle Margherite, no? Allora questo poemetto è un poemetto anarchico. Mi voglio rifare alla prima così sociologica interpretazione che aveva dato il nostro amico Cono. È un poemetto anarchico, è un poemetto anarchico che cioè non sottostà a nessuna caratteristica di quelle che ci hanno insegnato a scuola essere tipica dei vari generi letterari. È anarchico, è anarchica anche la lingua di questo poemetto, a volte barocca, a volte quotidiana, sicuramente una lingua contaminata. E allora che cos'è se non è un poemetto, se non è una ballata, che cos'è? Un diario in versi, per esempio? Non conosco una tradizione in questo senso. Un diario in versi, non mi pare di averlo letto. Un diario lirico, sì. Mi riferisco per esempio al libro del papà di Gemma, al libro di Incorpora, quell'andare, no? Questo, il libro che racconta la storia di questo suo essere nel campo di concentramento, essere stato preso in un campo di concentramento durante la guerra e l'occupazione tedesca nazista in Europa, no? Era un diario in prosa, ma con un linguaggio lirico, molto lirico, lirico nel senso proprio del termine. O forse questa è un'autobiografia poetica, perché, diciamoci la verità, è l'io che è al centro di questa ballata, e tanto è al centro di questa ballata che possiamo definirla lirica, questa, possiamo definire lirica questa poesia, veramente, no? Perché la poesia lirica è la poesia che ha al centro il soggetto. Che sia Leopardi o che sia Margherita, la centralità del soggetto è quella che fa la centralità della lirica. Mi sono chiesta, leggendo questo libro, che mi ha incuriosito fino all'ultimo e lasciato sempre col fiato sospeso proprio per la ricchezza della fiction, della invenzione, per la capacità di creare. Mi sono chiesta perché Margherita abbia voluto scrivere questo libro.
Ma poi leggendo è lei che mi ha dato la risposta. E io credo che sia per questo che si scrive. Io non so, lo chiedo per esempio ad un mio amico scrittore di noir, a Luca Migliorisi. Luca, perché si scrive secondo te? E perché hai scritto quel nero secondo te? Con una battuta, solo una battuta. Perché scrivi? Perché si scrive? Perché c'è un'esigenza di scrivere. E perché, per quello che mi riguarda, mi ricorda un gioco che facevo da bambino, che era inventato. Anche questo, anche questo. Mimmo, perché scrivi? Bravo. Si scrive, come diceva Goethe, für ewig, per l'eterno. Le uniche cose, e questo lo diceva Eco, per cui non si scrive per l'eterno, sono le liste della spesa. Poi tutto il resto, tutto quello che si scrive e si cerca, è proprio per rimanere, per dare qualcosa di sé agli altri e per rimanere appunto nella storia. È un po' presuntuosetto. Questo qua io non ho la parte mia, sto citando Goethe, sto citando Eco. Eco dicevano questa cosa che secondo me è molto importante. È un po' presuntuosetto. L'unica cosa che si scrive per questo, per se stessi, non ho detto che è presuntuoso Eco. Per se stesse è la lista delle spese. Tutto il resto. Chiedilo ad Erika, che è un'altra scrittrice. E dov'è Erika? Erika, perché si scrive? È probabile che sia un po' presuntuoso, però effettivamente può essere reale il fatto di voler lasciare un'impronta. Poi in genere come esseri umani siamo presuntuosi, quindi... In realtà mi trovo d'accordo con questa. Io scrivo per la stessa identica ragione per la quale scrive Margherita. Margherita scrive per, sono sue parole e non parole mie, nelle quali posso metterci una firma che non finisce mai, per ammanzire i draghi della propria esistenza. È per questo che si scrive, perché scrivere ha un potere magico. Per questo lo scrittore, Margherita è maga, è strega in questo libro, no? Perché Margherita scrive, perché Margherita scrive i suoi draghi e quindi è maga, perché è capace di esorcizzarli, e la scrittura ha questo potere terapeutico. Io ho regalato a Gemma l'altro giorno un libro. Questo libro lo abbiamo, dove Valentina che è contro il self-publishing? giustamente, è giù. Questo libro non è che l'abbiamo, praticamente è stata un'associazione, le Soroptimist, un'associazione che lo ha stampato e non ha il codice ISBN, non è, perché? Perché lo regaliamo, e lo regaliamo perché è utile leggerlo, ed è utile leggerlo perché insegna alle ragazze, alle donne, insegna a liberarsi dal peso della violenza subita. Perché è un libro che abbiamo fatto, il libricino che abbiamo fatto, nelle carceri, che abbiamo portato nelle carceri, qui al carcere di Piazza Lanza e nel centro antiviolenza Galatea di Catania. Quindi scrivere ammanzisce i draghi. Ma non è solo questo, perché tu riattraversi l'esperienza dolorosa, non è un'esperienza che si possa dimenticare. E non è un'esperienza che si possa annullare, quella è l'esperienza dolorosa che ha segnato la tua vita. Allora, qual è il miracolo di scrivere? È il miracolo di riattraversarla, questa esperienza dolorosa, e riattraversandola diventare padrona di quella esperienza. E quando lo devi fare? Quando lo devi fare? Lo devi fare quando sei in crisi, lo devi fare in un momento di crisi, no? Devi
perché crisi viene dal greco crino, no? Si è incrinato qualcosa, ma tu sei capace di capire che cosa è e perché, no? E allora riattraversandola questa ferita, che è una ferita che non puoi far cicatrizzare, riattraversandola non solo è importante, ma è importante che tu la metti in comunione con gli altri, è importante che tu la metti in relazione a quella degli altri. Allora è importante scrivere, allora è importante leggere, non scrivere solo per te, scrivere per dirti e perché gli altri possano entrare in interazione con te, e da questo incontro capire che non sei l'unica, da questo incontro capire che non sei la sola, da questo incontro capire che forse c'è un modo di solidarizzare tra chi è vittima di certi abusi, non solo di denunciare, di dire, ma anche di solidarizzare. Ecco, allora io credo che noi scriviamo per questo. E tu lo hai detto meravigliosamente. E l'autrice si chiede come fare per ammanzire questi draghi, vero? Come si fa ad ammanzire questi draghi, Margherita? Scrivendo, probabilmente scrivendo. E tu sei riuscita ad ammanzirli scrivendo? Qual è stata poi l'esperienza alla fine di questo libro? Che cosa ti è rimasto? Cosa hai avuto nel cuore? Che sensazioni hai provato? Ti sei sentita liberata? Ma liberata è una parola molto... No, liberata no, però sicuramente, come dicevi tu prima, padrona di quello che si è vissuto, perché si ripercorre quel vissuto doloroso, quelle esperienze e in qualche modo si diventa padroni. Mentre tu parlavi io guardavo il libro che c'era là, che era Kintsugi, che è un'arte particolare, cioè ricomporre i pezzi rotti attraverso un filo d'oro. Quindi dare quel tocco di dorato, di magia, anche ad un'esperienza dolorosa. Perché soltanto riattraversandola in qualche modo si diventa padroni della materia che ci ha fatto male. E quindi ammanziamo ma proprio. Ma non sei veramente magica facendo questo? Non è una specie di magia. La magia è questa, la magia. La magia è la capacità di dominare il mondo e di trasformarlo, piegandolo ai tuoi desideri. Cosa fanno le maghe? Cosa fanno le streghe? No? Hanno un desiderio, esprimono il desiderio di qualcuno o proprio, eccetera, per cambiare la realtà in qualche modo. Cioè la magia fa la stessa identica cosa che fa la scienza. O che fa la metafora, o che fa la metafora, trasformare un oggetto in qualcos'altro, dare profondità all'oggetto. Una mela non diventa più mela, ma attraverso la magia della parola può diventare metafora di qualcos'altro, quindi la trasformazione degli oggetti che noi pronunciamo in poesia diventano altro, quindi metafora. La metafora è questa. La figura retorica per eccellenza della poesia, sì. Che tu sei un poeta se sai usare le metafore, perché ce ne sono tante, ma la metafora è proprio quella che che trasforma da una specie all'altra. Vogliamo fare un esempio che facciamo ai bambini? Facciamo un esempio. Allora, io ai bambini gli insegno la metafora così. E come mi ha insegnato Rodari di fare? Allora, Rodari dice, il piede del tavolino, no? Aspetta. La palma, dice così, la palma della mano i datteri non fa, sulla pianta del piede chi si arrampicherà? Poi dice una cosa bellissima, anche il chiodo ha una testa, però non ci ragiona. La stessa cosa accade a più di una persona. Allora cos'è la metafora? Veramente la capacità di passare da una specie all'altra e quindi di inventare e di dare il nome alle cose. E per questo il poeta, per questo la poesia si chiama poiesis, poieo. Poieo significa fare, significa creare. Il poeta è un fabbro, è chi crea una realtà.
e chi dà il nome alle cose. Esatto. Vi ricordate, lo diceva Pascoli, no? Questo di dare il nome alle cose, quando diceva il poeta è un fanciullino, no? Perché il poeta è un fanciullino? Il poeta è un fanciullino perché, come diceva Giambattista Vico, no? Quando all'inizio, in questa fase dell'umanità, in cui l'uomo avverte con animo perturbato e commosso. Mi pare che letteralmente sia così, se la memoria ormai alla mia grande età non mi tradisce. No? E allora l'uomo dapprima vede con animo perturbato e commosso, e dopo incomincia a dare il nome alle cose. E il poeta è chi crea. Le metafore sono queste, le infinite parole che... ma anche la capacità di meravigliarsi, la capacità di meravigliarsi del poeta, cioè di guardare qualcosa che magari come se si fosse guarda, la prima volta, come se fosse la prima volta. Prima volta. Io non posso dire per esempio quante siano icone in questo libro, in cui è un poco tracciata la storia dell'umanità, è una specie di genesi. Questo libro, una specie di genesi, è tracciata la storia dell'umanità femmina in particolare, no? Proprio abbiamo sin dalle origini, no? Sin dalle origini, cosa c'era alle origini? Prima del Logos, prima dell'ordine, prima della creazione, prima di Dio, prima c'era il caos. E allora questo libro incomincia così. Incomincia proprio con la nascita del caos primigenio, quindi senza senso, senza regola, senza norme, di qualcosa di inenarrabile, di qualcosa di irraccontabile. Queste sono parole tue che mi sono affittata. Sì, ho visto. Sì, vedi, te l'ho detto, ho che sono una vecchia prof. Le vecchie prof prendono appunti, scrivono accanto, no? E sono così. E poi di questa, e poi la nascita di questo, non solo del cosmo, che poi cosmo in greco significa ordine, cosmeo significa ordinare, e quindi è il contrario del caos, il cosmo, proprio così. E allora, e poi la nascita di questa creatura primordiale, di questa femmina primordiale, che è una creatura liminare. Liminare è una creatura che sta sulla soglia, sul limen, dicono i latini, no? I romani, sulla soglia tra l'umano e il divino, tra la terra, una creatura ctonia, ma anche una creatura sotterranea che sta sottoterra, no? E quindi come questo ibrido, questo corpo che non sentiamo di appartenerci, che è un guscio di pelle che ci sta intorno, che ci procura solo a volte dolore, fastidio, disagio, ferite, graffi e tante altre, come un ibrido, una creatura ibrida, come cosa? Come la sirena. Tu non hai mai usato la parola sirena, no. Ma io l'ho visto come un canto delle sirene, queste. E questa creatura è molto una creatura che assomiglia sirena, questa sirena che sta, che poi non solo questa creatura ibrida, ma è poi questa creatura sciente, questa creatura che sa, questa creatura che conosce, perché conosce quello che c'è giù e quello che c'è su. È oscura, ma è anche lunare, è terragna, ma è anche marina, è anche acquosa, è anche liquida, sì, no? E quindi conosce più mondi, come la luna, per questo è femmina, e anche la luna è un astro femminile. Conosce più mondi ed è capace di attraversare questi mondi, ed è capace
di parlare anche con le madri che non ci sono più, con le madri che ci furono, con le madri di una volta, con quell'archetipo di cui parlava Nino poco fa citando Goethe, citando Goethe appunto, no? Con quell'archetipo della maternità, che è un archetipo che ci fa spesso rifiutare la nostra madre naturale, no? Che la madre naturale ci ha insegnato certe cose, ci ha insegnato che se vogliamo essere donne intanto dobbiamo riuscire ad avere la capacità di essere madre come lei, no? E quindi di riuscire a procreare. Noi donne abbiamo capito che si può procreare in molti modi, no? Che non c'è solo un modo di procreare, e spesso alcune di noi hanno deciso di farlo solo in un certo modo e non. Da qui la contraddizione con la nostra madre naturale, no? La quale non per questo ci ha generate, ma ci ha generate per ripercorrere la storia della maternità esattamente come ha fatto lei. E quindi la sofferenza anche di doversi opporre ad un dettato che pare biologico e quindi incontrovertibile, no? E sin da bambina in questa sirena, proprio per questo suo corpo ibrido, nasce un senso di disadattamento alla struttura sociale del mondo, perché non si riconosce nel profilo femminile che le hanno insegnato ad avere, che hanno cucito addosso per lei, che cuciono addosso spesso per le bambine. E molte, spesso, sempre forse, per le bambine, e molte invece non si riconoscono più. Per cui molto spesso questa bambina che rifiuta il ruolo che la madre le assegna e piuttosto si sente più vicina al ruolo paterno che non al ruolo materno. Per questo la chiamano la maschia, ma è già anche questo un rompere gli equilibri, già anche questo essere sregolata. Ed ecco che si identifica con tutte le donne perseguitate per aver rifiutato questo ruolo. Io direi dalle donne, per esempio, rifiutate dal Tribunale della Santa Inquisizione, condannate al rogo perché disobbedirono a certi diktat della Chiesa, per esempio, o anche dei medici, per cui la medicina è un esorcismo, poiché la malattia non è che una possessione demoniaca, e dunque l'esorcismo non lo possono fare le donne, ma l'esorcismo lo devono fare o i medici oppure i preti. Sulla base di questo tante medichesse popolari, tante erboriste vengono condannate. Ecco, si identifica un po' in tutte queste donne. Creare questo, raccontare di queste donne significa creare un linguaggio nuovo, che è un linguaggio pieno di coni linguistici, tante parole che non esistono, come per esempio il verbo, qua ne trovo una, il verbo diafanarsi, non esiste in quella lingua, oppure cambiare il genere delle cose, cambiare la concordanza, cambiare la concordanza con i pronomi, ecco, tutto questo è il gioco. Per esempio, al tuo pensiero miluno, bianca di neve. Allora, miluno è verbo lunarsi, riflessivo del verbo lunarsi, che però si capisce. Questi coni sì, sono tantissimi, tantissimi. Sì, sono tantissimi, ma che cosa ne dici? Allora, questa creazione, diciamo così, di parole nasce dal fatto che io da un po' di anni mi interesso di poesia e magia.
Nel senso che secondo me c'è una fortissima correlazione tra queste due arti. Soprattutto nell'antichità le donne, per parlare tra di loro, quando appunto le leggi patriarcali o in qualche modo le leggi le dovevano tenere sottomesse, come facevano le donne a parlare tra di loro, a trasmettere tra di loro il sapere? Perché le donne sono rimaste forti, siamo riuscite oggi ad essere libere grazie, secondo me, a questo sapere che loro sono riuscite a tramandarsi. Ma come hanno fatto, visto che erano sempre controllate? Attraverso un linguaggio cifrato. Il più delle volte questo linguaggio cifrato utilizzava i termini della domesticità, i termini di ciò che vedevano. Quindi per gli uomini questo parlare tra donne era un parlare tra femminucce. Bene, aspetta, te lo dico io, porterò il topic. Luna vieja, luna nueva, che hai la cabeza a quattro cabredos, o tu me le das o tu me le prestas. Non è né spagnolo, né siciliano, né latino, eccetera. È questo modo di parlare che dice Margherita. Esatto, sono gli incantamenta. Cioè questo modo di parlare con i termini della domesticità, con i termini di ciò che vedevano. E per gli uomini era appunto un modo di parlare tra femminucce, ma loro in realtà comunicavano, perché tra di loro c'era questa sorellanza, questo patto che avevano stretto, e quindi comunicavano tra di loro. E grazie attraverso questo linguaggio inventato il più delle volte, ma che si comprendeva, loro riuscivano ad uscire dall'oikos in qualche modo ed entrare nella polis, no? Nella gorà, attraverso questo canto che loro facevano. Quindi la ballata, questo modo di comunicare quasi cantando, riuscivano a trasmettersi il sapere e quindi a resistere a determinate cose, a determinate leggi, a determinati divieti che venivano imposti alle donne. È un po' quello che faccio io, è quello l'io sono. Tu poco fa dicevi perché c'è questo continuo dire io sono. Io sono non è sempre solo una qualcosa che si riferisce a me che scrivo, ma soprattutto alle voci di queste donne che in qualche modo mi hanno disturbato, ecco, per riprendere il termine del titolo, perché da molti anni, anche con Cono, con Marinella, con Erika, con tantissime altre persone con cui ci sentiamo per parlare di libri, facciamo spesso delle dirette, parliamo di libri appunto scritti da donne, e queste voci, queste storie che oggi vengono emergono in qualche modo dal sottosuolo dal quale sono state tenute per molti anni, sono curiosissime, sono interessantissime. Infatti più delle volte quando leggo un libro cerco quasi di capire qual è la donna che ha disobbedito e come ha fatto a scappare a queste leggi patriarcali che hanno cercato così di dominarla in qualche modo. E queste voci in qualche modo sono quelle che io racconto nel libro e finalmente possono dire io sono, quindi identificarsi. Quindi l'io sono del libro non è spesso riferito a me che scrivo, ma appunto a questa coralità di donne che emergono. Bene. Come sono associate le parole tra di loro? Perché quello che mi è sembrato è che le parole tra di loro siano associate in modo tale da produrre un cortocircuito. Un cortocircuito. Temo però di non essermelo inventato. Temo però di non essere la creatrice. Perché che le parole usate in un certo modo producano un cortocircuito, l'ha detto Ezio di Raimondo in quel meraviglioso libro che è La metafora, quando un libro di un linguista, insomma. Però chissà perché mi è venuto in mente ora, dopo ho pensato sono stata io ad inventarlo, poi dico no, e magari altro. Invece è stato Ezio Raimondo ad inventare, questo linguista grandissimo, ad inventare proprio questa storia del cortocircuito, per esempio l'infinità di sinestesie, tantissime sinestesie ci sono.
le sinestesie di cui era piena la poesia ermetica, per esempio, no? Quando diceva ecco, aspetta, perché era Quasimodo, per esempio, vediamo se mi viene in mente qualcosa a memoria, no? E come potevamo noi cantare con il piede straniero sopra il cuore, tra i morti abbandonati nelle piazze, all'urlo nero delle madri che andava in, della madre che andava incontro al figlio crocifisso sul palo del telegrafo. Mi è venuta un applauso eppure l'Alzheimer non ci vuole mica molto cronologicamente ad arrivare, no? Allora, quando così uno dice all'urlo nero delle madri, l'urlo non è nero, giallo, verde, esatto. L'urlo semmai è disperato, certo, forte, sì, eccetera. Quindi l'urlo nero è una sinestesia, cioè mette insieme i sensi, mescola i cinque sensi, e qui ci sono tantissimi. I poeti maledetti anche erano quelli che esatto. Per prima hanno... esatto. Anche se la prima è stata Emily Dickinson. Emily Dickinson, dobbiamo dare, insomma, merito a lei. Non mi ricordo a memoria Il ronzio della sinestesia, per questo non l'ho citata. Un ronzio blu, esatto, ci siamo. Ma lei dice, respiro la credenza. Ecco, la credenza non si respira di solito, no? E lei invece anche questo. Quindi è un linguaggio stregonesco, un linguaggio stregonesco di questa Strix del mondo classico, ma anche di tutte le Strix di tutti i tempi che si sono dati appuntamento tra queste pagine di Margherita. È stato un sabba, ci siamo riunite tutte, abbiamo detto che, insomma, parliamo. Perché adesso, che adesso parliamo. Stiamo celebrando. Esatto. Stiamo celebrando. Mi è piaciuta anche quella parte in cui, quella parte che è relativa alla sposa. Sì. Molto mi è piaciuta. La sposa va all'altare come se andasse al patibolo, questa sposa. Come se andasse al patibolo. Non accetta il ruolo di moglie, di schiava, di un uomo che in realtà non vuole che arraffare la... vede come prende, ecco, è questo il discorso fondamentale. E poi anche l'ironia sulla chiusura delle favole che si raccontano ai bambini, vissero per sempre felici e contenti, è una storia, dice lei, che non mi appartiene. Quindi questa novia non ha un destino felice, guarda. Perché l'hai letto troppo. L'ho letto troppo. È vero. L'hai letto troppo e a un certo punto la Malagrazia. E allora? E allora? C'è quasi un desiderio masochistico di avvertire il dolore, Margherita, di sentire questo dolore sulla tua pelle, perché solo il dolore fa sentire umani. È vero o no? Cosa dice a questo proposito? Solo il dolore fa sentire umani, è come se in qualche modo oggi si è quasi anestetizzati dal sentire, come se avessimo paura di sentire. No, secondo me il problema è che vengono demonizzate cose come la tristezza, le emozioni come la tristezza e la rabbia. Scusami se ti ho interrotto. No, mi piace. Perché sono molto appassionata di quello che sta succedendo adesso. Questa cosa, scambiarsi anche le impressioni, la cosa è assurda. Un sabato appunto per questo, tutti possono partecipare. E credo che invece vengano demonizzate la tristezza e la rabbia. Sì. Mentre le altre cose vengono esaltate. E questo secondo me è il vero problema, non che si è anestetizzato. In qualche modo è anche vero, anche l'età dei social, che non siamo più abituati molto a stare dentro noi stessi, ma per esempio quando ad apparire, apparire anche non solo anestetizzare, ma a volte ci nascondiamo anche dietro a certi link, a certe frasi condivise per sembrare quello
anche per non vederci realmente noi stessi, secondo me, per se, vogliamo cercare di essere forti, di far vedere al mondo che spacchiamo il mondo, che non ce ne frega se ci hanno fatto del male e tutto. E questa, questa cosa è stata amplificata, secondo me, dall'uso dei social, ma magari è solamente una mia... però non ci prendiamo veramente un attimo per guardarci dentro, esatto. Per guardarci... E non ci prendiamo nemmeno la libertà di esprimerci senza filtri, secondo me. Ma invece li usiamo sia nei social. Secondo me questo è il vero problema. Sono d'accordo, però in Margherita c'è un'altra cosa. Nelle poesie di Margherita. Cioè c'è il desiderio di liberarsi dal proprio corpo. Perché come desiderio di liberarsi dalla materia. Di esistere come pura coscienza. E di... come dire, di liberarsi veramente da questa zavorra, perché è la zavorra che è costata alle donne la persecuzione della storia. Sì, perché la donna è sempre stata vista solo come corpo, cioè la donna è diventata negli anni, almeno questa è la percezione che ho avuto io per quello che ho letto, intanto una proprietà prima del padre, poi del marito, quindi una dote di matrimonio. C'era una poesia che dovevamo inserire in questa raccolta e poi non abbiamo deciso di non farlo perché sembrava troppo disturbante, mi ha detto l'editrice, dove io raccontavo la donna come se fosse sempre un qualcosa di cavo da riempire continuamente, dalla presenza dell'uomo, dal fatto di essere madre, quindi come se avesse sempre il dovere di essere piena. Quindi il corpo deve essere un corpo prolifico, sempre, e quindi la donna deve essere appunto madre. Non era tollerabile o accettabile il fatto che la donna magari fosse sterile, non potesse avere figli o non volesse avere figli, quindi restasse vuota. Sì, una specie di abito vuoto, che esatto. Ha detto da qualche parte. E se è un abito vuoto, chiunque lo può vestire. Certo, e quindi dunque... riempire, esatto. Ecco, ancora peggio, ancora questa situazione. Ma allora che cos'è questa donna? Questa donna che non è sposa, questa donna che non è madre, questa donna che non partorisce, questa donna che non è donna, questa donna che non è uomo. Ma che cos'è? E lei dice, parlando di magia, è una donna di fora. Avete sentito che cosa sono le donne di fora? Le donne di fora sono, ne parla il P3, ma ci sono tutta la Sicilia nelle leggende di tutta la Sicilia. Ne parla Capuana, ne parla P3, eccetera. E io ho trovato i processi a queste donne di fora, a Madrid. Ed è bellissimo il processo ad una di queste donne. È bellissimo gli atti dell'interrogatorio, ho trovato. Purtroppo una sintesi e purtroppo naturalmente fatta dal verbalizzatore. E quindi che ci metteva un po' quello che voleva lui. Questa donna. Allora, guardate, le donne di fuori sono creature bellissime, bellissime, in tutta la Sicilia, nelle leggende di tutta la Sicilia sono bellissime. Sono bellissime, ma hanno un neo, un brutto neo. E cioè sono costretti ad andare sempre, e forse per questo io mi vesto sempre con i vestiti lunghi. Ma perché ci ho pensato anche tu. Ci ho pensato adesso, non ci avevo pensato mai. Perché mi metto sempre i vestiti lunghi fino ai piedi? Per nascondermi i piedi. Perché le donne di fuori avevano i piedi caprini. Erano bellissime, ma avevano i piedi caprini. E allora la cosa incredibile è quando il padre inquisitore interroga questa donna presa, accusata di essere donna di fuori. Sapete cosa sono? Avete letto la favola del figlio cambiato di Pirandello? Esatto, quelle sono, quelle che cambiano i bambini nelle culle delle madri, li scambiano, quelle che entrano dai buchi delle serrature,
quelle che fanno mille dispetti se trovano le case sporche, le massaie poco attente nell'ordinare la casa. Fanno pure le trecce ai capelli. Che belli intrecciati, esatto. Queste sono le donne di fora. E hanno i piedi capelli. Che cos'è la cosa incredibile? La cosa incredibile è che quando questa donna di fora è stata presa e che aveva questo vestito lungo, e non c'era, allora nel processo i padri inquisitori, chi fa l'interrogatorio a questa donna, gli dice: si alzi il vestito, faccia vedere i piedi. E allora loro dicono: no, non le faccio vedere i piedi, non le si deve alzare il vestito e mi deve fare vedere i piedi, lo dica che i piedi caprini, dicevano le cose. Cioè, capite che cosa strana? Lui, l'inquisitore, ci credeva veramente che avesse i piedi caprini. Lei ci credeva veramente che era necessario nascondersi i piedi. Qual è allora questa realtà? E che cos'è se non l'immaginario? È l'immaginario collettivo, tanto per citare Jung, per esempio. Cos'è se non più vero della verità? Cos'è più reale della realtà? Che differenza c'è? Io proprio non lo so, non c'è. Di fatto non c'è differenza. L'immaginario è vero come il reale, come il concreto. E così Margherita è una donna di fuora, non ha questa identità. E io posso leggere un pezzetto? Certo. Non abbiamo una lettrice, un fine dicitore. In realtà ci sarebbe una lettrice. Abbiamo un fine dicitore? Abbiamo. Allora facciamogliela leggere, non me l'avevi detto. Abbiamo. Che bello. Vediamo, ti vuoi sedere o vuoi stare? No, anche lì. No, forse questo, no, proviamo questo. Vado con la prima. Quella... Già l'hai stabilito prima? Ce n'era una che provata. Volevo... Ha già provata sicuramente a casa, l'avrei provata. E allora leggi quella che hai questa, provato, no? Pagina 42. Pizzica. Ah, questa? Ma non è questa. Questa. E ecco, tu avevi scelto questa? Sì. Poi ho visto. Ci manca che... in tutto ciò non abbiamo detto mavare. Beh, ecco, mavare. Peraltro è la prima volta che noi ci incontriamo veramente. Sì, perché finora... abbiamo parlato solo tramite telepatia, forse tramite magia, non lo so. Vado, vai. Sono domestica, addomesticata a servire. Donna di casa, pulitrice di pavimenti e rammendatrice di calzini. Serva tu, amore mio, moglie fedele, madre lieta dei figli patiti, religiosa. Lingua modesta al suo solenne cospetto. Ricamatrice di perdoni ai tuoi frivoli sbagli. Solo per te, mio unico amore, io spengo l'orgoglio e la gelosia in un monastero di colpe. Perdonami se non sono abbastanza. Io, femmina minima, educami allo spirito, tendimi la mano, maschio, unico della mia vita. Io a te sempre per sempre fedele, ti perdono le leste parole, le mani settanti, la furia immodesta di porte sbattute e silenzi. Dimentico i rimproveri urlati, le irrisioni, le incisioni. Sono io che sbaglio con te. Ti chiedo perdono per tutto, per sempre e anche dopo. Perdonami. Perché non parli più, mio amore? Perché così a lungo trattieni il fiato? Sarò donna. Madonna per te, lo giuro. Tu parla, dimmi che pensi. Parlami adesso, adesso parla, parla. Urla ancora, urla se puoi. Mostrami la tua rabbia di uomo, di maschio. Adesso, fallo adesso. Sarà ciò che desideri. Te lo ripeto affinché tu possa sentire ancora e ancora e ancora. Sarò ciò che tu brami, torno a dirtelo affinché tu, uomo, possa sentirlo, e potresti farlo,
sentirmi, intendo. Potresti, se io non avessi premuto il grilletto. Bellissimo, colpo. Potresti, se io non avessi premuto il grilletto. Brava. Grazie. Brava. Perché le donne non è che possono sempre subire, ogni tanto anche loro hanno... Spesso, ne parlavamo prima con Kono, sì, a proposito della visione di Leonardo Sciascia, no? Sono state matriarche, anche quando si pensava che fossero senza potere, ma avevano un grosso potere sotterraneo. State, quindi è una figura molto... come dire, molto, molto contraddittoria, molto controversa, molto complessa, così come sono le donne, sono molto complesse, sono tutte diverse, soprattutto diverse. E allora, questa malagrazia, ecco, cosa vuol dire questa malagrazia? Una ragazza maleducata, una ragazza sgraziata, una ragazza fatta come la mamma non avrebbe sicuramente voluto che fosse, e soprattutto non è addomesticabile questa ragazzina, è proprio maleducata, disobbediente, rifiuta tutti i modelli, le imposizioni, gli standard che le vengono imposti, e c'è, come dire, una cosa che mi ha fatto pensare a Clarissa Pinkola stessa, no? A queste donne che corrono con i lupi, e quello un po' su cui ci siamo formati come generazione. Sì. Tu sei più giovane, ma io, come dire, questo è stato un libro che mi ha molto molto formato, ecco. Ma un po' a tutte, penso, perché ancora oggi è un libro che viene letto, ristampato. Tra l'altro, lei non è solo una scrittrice straordinaria, ma anche una psicoterapeuta. Esatto, e quindi, come dire, ha avuto questo ruolo importante per noi. E quando qui dice, per esempio, ci ho pensato, quando qui a pagina 55 dice ho lasciato il tetto per andare con i lupi nel bosco. Mi tengo la maleducazione dei secoli. Anche le donne di fuori erano maleducatissime, no? Questi capelli di raffa, le gonne sotto i talloni e la mala grazia delle femmine folli. Io credo che qui ci sia... Sì, se era possibile farla leggere questa. Ah, sì, sì, sì. Lorena. Sì, leggiamo, anzi, come si era seduta? Pensavo che non leggesse più, perché se n'era andata. Questa... No, voi... Siamo a pagina 55. Qui. Sì. Grazia, aggraziata, graziosa, non sono mai stata di grazia. Mi manca l'ABC delle buone maniere. Porto nel ventre un animale superbo. Sono stata intagliata con fine scalpello nella corteccia dell'albero scemo. E nel ventre nutro clemenza in spine di rosa. Ho la pelle secca delle vedove lacrimate. Potrei diventare pia, forse. O come il dodicesimo che non si oppose al massacro e appoggiò la Shoah venerata. E fu papa. Ma non ambisco a tanto clamore di storia. Temo possa io fare la fine di Zoilo, San Valentino, o Stuarda, Maria la Regnante, con la testa che rotola nel piatto dei cani, povere bestie. Mi piacerebbe piuttosto scoprire come avviene il passaggio al simpatico, la conversazione all'avvenenza, all'addomesticamento, quella maestria di ridente scioltezza che a me ha sempre atterrito. Chi lo sa, me lo insegni. È un cambio di stoffe, un doppio lavaggio e centrifuga, un passaparola all'essenza di gioia. Come accade la malia per essere sempre gaudienti e accoglienti? Sono cresciuta avvezza alle maleducate cose di niente, pestando madonnari nel porto, camminando in parsimonia di giudici precoci, con vesti poco curate e capelli in disordine dispartiti. Ho negli occhi suoni zingari, per essere precisi,
il termine non si offesa, per me che mi chiamano negra e finocchia, è vezzeggiativo espansivo. Mentire di sguardo e parola mi riferisce più che cadere sui sassi. Indosso un nero profondo che è luce. I tacchi li indosso per colpire le noci più dure. Sono come locusta, bestiale e avveleno. Ho affinità con le aspidi, mi difendo con gli artigli. Delle madri passate ho ereditato le stelle ingiuriose, delle condanne il segno dei denti sulle caviglie. Non ho mai imparato a giocare. Forse sono corrotta di senno e di vene. Parlo ai defunti per lasciarmi insegnare a fuggire dalle parole melliflue che non so pronunciare senza provare scontento. Un arrotolamento di intestino a coccarda. Custodisco nelle teche, in dono di donne, quella brezza sinistra e traversa che orna la sopravvivenza, diserta le trappole e declina gli inviti alle cene con commensali sgraditi. Ho trecce indocili d'aglio. Sono nata nel mese delle orchidee, nella notte della luna nuova, dicono sinistra. Partorita di scarto, nel doppio cancan della sorte. Ho lasciato il tetto per andare coi lupi nel bosco. Mi tengo la maleducazione dei secoli, questi capelli di raffa, le gonne sotto i talloni e la malagrazia delle femmine folli. Questo, voglio dire, soprattutto che parlare dei contenuti, no? Di cui abbiamo abbondantemente parlato, no? Mi piace molto parlare della forma, di che tipo di poesia sia. Infatti, come dire, ho tentato di dire come era il linguaggio, le figure retoriche, eccetera. Ma un'altra cosa che io ho notato è che è una sorta di poesia visiva. Molto. Vero? Molte immagini. Molte immagini, ma per esempio questa che è la più facile, la più piccola, la più facile. Ci sarebbero cose anche più complesse. Questo che dice, sul bordo della vasca, in una posa che ricorda Marat, attendo il morso delle talpe risvegliarmi dal torpore di bella addormentata, prima che possa consolarmi l'inesistenza, la tentazione al dirupo, con seduzioni diffusa. E poi dice, non sono più viva di una civetta impagliata. Ecco, cioè, tutte queste immagini, tutte queste metafore fanno pensare veramente ad una poesia visiva, quasi pittorica direi, no? In cui ogni cosa, ogni concetto ha un suo correlativo oggettivo in un oggetto. Un oggetto naturale, un oggetto costruito, eccetera. Quindi questo mi sembra molto notevole, anche perché non è semplice riuscire a raggiungere queste cose. E alcune, sempre all'interno di questo filone, alcune per esempio immagini fanno pensare a un quadro surrealista. No? Okay, per sì. Esempio, quando dice, questo è bellissimo, quando dice, io per dispetto mangiai un seme di mela, che l'albero mi cresca nel corpo. Questa cosa del mangiare un seme del frutto è una immagine mitologica che viene molto lontano, no? Voi pensate al rapimento di Core, no? Persefone da parte di Ade, che viene a prenderla, a rapirla mentre lei raccoglieva gigli vicino a un lago, forse vicino a Enna, eccetera, forse il lago di Pergusa, eccetera. Pensate a questo, no? Allora, ad un certo punto la madre vuole riavere la figlia che Ade ha preso, ha portato a riferire e fatto sua sposa. E Ade non gliela vuole dare, però lei si fa raccomandare. Si fa raccomandare da un suo cugino, che è Eracle. E gli chiede, Eracle gli chiede, dai, restituiscigliela,
questa ragazza, la madre, non vedi la natura, si è tutto oscurato, non crescono più fiori, non c'è niente, per favore, insomma, restituisci. E lui gli dice, vabbè, se me lo dici tu, insomma, lo faccio, però no, non completamente, posso farlo solo per 6 mesi. Perché posso farlo per 6 mesi? Perché le ho dato da mangiare dei chicchi di melagrana. Questi chicchi di melagrana dentro il suo ventre, no, che è dato a me, impediscono alla ragazza di ritornare sulla terra, perché lei è ormai, almeno per metà, una creatura infernale. E allora questo seme di mela mi ha fatto pensare a questo significato. Non so se è stata voluta questa cosa o se è stata casuale, perché c'è poi anche una memoria inconscia dentro di noi, no? Io magari faccio le pulci, nel senso che cerco di far diventare conscia questa memoria, ma c'è tanta memoria inconscia. Vabbè, l'albero della mela è l'albero del peccato, quindi la mela, io posso peccare. E la mela di Eva. Di Eva, di infatti, questo era il senso, cioè che l'albero mi cresca nel corpo, nel senso che io, la mia disobbedienza, anche se non la mostro, anche se apparentemente posso essere una donna rispettabile, io la mia disobbedienza la faccio crescere dentro di me, in segreto. Questo è un po' il senso dell'immagine, perché, insomma. Sì, perché tu poi dici anche un poco, per concludere anche come conclude in fondo la Genesi, parli della creazione di Eva, una costola di Adamo. Ed è bella questo tuo modo di affrontarla, questa creazione. Non stupisca la rabbia di Adamo tramandata agli uomini, la violenta smania di possedere, domare, dominare, farla propria l'Eva, e arroganza delle cellule smaniose impazienti di rifondere all'argilla l'osso sottratto alla costola, la stessa malandrina che generò la stirpe peccatrice. Svilupparsi un osso in meno procura collera e risentimento. La questione è arcinota. Vale per costoro la versione delle bestie. Sottratto l'osso, malgrado le gentili intenzioni, resta il gene del ringhio. Esatto. Bellissimo. Allora, no, vieni. Voglio solo... Vieni. Voglio solo concludere. Dopo allora. Guarda, fammi dire l'ultima cosa. E poi chiudo. L'ultima cosa è questa. Ma allora, in questo orizzonte umano e poetico, esiste l'amore? C'è l'amore? E che cos'è l'amore? È una cosa diversa per Margherita rispetto a quello che è per noi, è una cosa diversa per queste creature sgraziate, maleducate, disobbedienti, piuttosto che per gli altri l'amore. Secondo Margherita l'amore è un sentimento gratuito che può riporsi in qualunque creatura imperfetta, rozza, diversa, appena esistente o forse inesistente. Finito. Daniela, grazie tanto, hai fatto un percorso bellissimo di questo libro. Erika, no, da qua. Dai, mi vergogno, non si direbbe, ma mi vergogno. Ma infatti, ma tu proprio. Sto qua. Allora, volevo dirti pubblicamente delle cose. Così, okay. La premessa sembra... Allora, ma peccato, perché se no mi sento, non ti preoccupare. Così ti vediamo. Così ti, se la viene il torcicollo. Per forza. No, io cercavo di stare di fianco. Ma vabbè, bravo. Almeno così non mi sento in piedi. No, volevo dirti delle cose che non ti ho mai detto. Ok. Una dichiarazione. Tra sorelle, diciamo, in qualche modo. La sorellanza. Tra sorellanza. È una sorellanza reale, nel senso che, diciamo, no, io e Margherita abbiamo iniziato a scriverci per la poesia. Esatto. Quindi il fatto che lei questa sera sia qua a presentare il suo libro per me è motivo di grandissima gioia. Infatti ti avevo promesso che c'ero e ci sono.
Quello che ti volevo dire è che volevo dire a chi ha già letto il libro e a chi lo leggerà, me compreso, perché appunto l'ho preso stasera, è che non mi sembra strano tutto questo. Cioè, mi ha fatto pensare a un verso che è di Montale, se non mi ricordo male, e dice: puoi credere nel buio quando la luce mente. No? Io nemmeno lo sapevo che tu avevi scritto questo libro. La cosa interessante è che l'ho premiata a settembre senza avere la, come dire, la più pallida idea che lei avesse vinto, fosse arrivata al, diciamo, prima nella selezione di poesia. Quindi a un certo punto io da giurata mi ritrovo a leggere le sue poesie, non sapendo che fosse lei, perché è completamente nell'anonimato la votazione, e penso: ma chi è? Cioè, mi è sembrata una roba bellissima, pazzesca. E perché dico pazzesca? In realtà ti sto dicendo proprio una cosa tecnica che fa riferimento alla scrittura. Si è perso l'abitudine, si è persa l'eleganza della poesia, cioè un certo tipo di lirismo, delle immagini molto forti, un certo modo di accostare le metafore, di intrecciarle. Tutto questo sembra quasi vecchio, antico. E c'è la tendenza di scrivere questa poesia in prosa, che per carità è un genere che è molto, molto apprezzato. Io sinceramente non mi piace. Quindi quando ti ho letta, già in quella prima occasione, poi ho scoperto che eri tu, figuratevi, la conosco da una vita, sono impazzita, cioè, bellissimo, è stato bellissimo. Quando ho scoperto che avevi pubblicato il libro, ho pensato: era ora. E mi fai pensare a tante cose. E mi fa piacere che ci sia un libro di questo tipo, di questo calibro, in giro. E mi fa piacere che le persone lo leggono. Perché? Tra le altre cose. Perché c'è una ferinità. Cioè, gli animali, il bosco, il lupo, poi sicuramente ci saranno tantissime altre immagini dentro, finalmente sfuggono da una logica che è urbana, che deve raccontare a tutti i costi la macchina, il contemporaneo, a tutti i costi, perché è diventato quasi di tendenza, ok? Quindi fare un passo indietro rispetto a un buio che è da indagare, che non significa oscurità, il buio cela la luce in qualche modo, e allora è interessante cercarla, è interessante trovarla. Tipo il nero di Caravaggio, insomma. E pazzesco, quando infatti. Io dico pazzesco sto dicendo proprio una roba bellissima, quindi solo che condensi in questo modo. E mi ha fatto pensare a Battiato, mi ha fatto pensare appunto all'animale, e quindi ti faccio la domanda e chiudo, mi vado a risedere là. Qual è l'animale che ti porti dentro? La lupa, sicuramente. La lupa, sicuramente, sì. Intanto grazie, è bellissimo quello che hai detto. Il fatto di scrivere questa poesia, come diceva anche Marinella, per immagini, cioè, io non saprei scrivere una poesia senza immagini, perché per me quello che devo raccontare ha un'immagine, ha una storia, ha una visione. Quindi tutto quello che racconto, il sentire di una persona, secondo me si traduce in immagini, perché poi noi siamo esseri anche tattili, soprattutto visuali. Quindi il nostro sentire molto spesso viene trasferito negli oggetti, gli amuleti, i bracciali, tutto quello che noi abbiamo. In qualche modo diamo un potere a questa cosa, un ricordo. Leghiamo noi stessi agli oggetti. Quindi per me tutto ha a che fare con l'immagine, la natura soprattutto, o gli animali. Noi siamo in qualche modo, apparteniamo in qualche modo a quell'archè selvaggio di cui parlava appunto poco fa Marinella. Quindi per me scrivere è anche questo. Poi magari tu lo sai meglio di me, la scrittura si evolve, cambia. Può diventare più sterile, per ora era questa. Vabbè, sei brava, te lo posso dire. È brava. Grazie. Grazie. È amica. Senti, scusa, ma perché non racconti al pubblico che è qui presente, non dici questa cosa della scuola dell'editoria, ecco, che per esempio facendo? Sembra pubblicità. Interessante. No, è vero. Ci sono molti scrittori qui. A Catania da 3 anni, più o meno, adesso sì. Partirà la terza edizione, si spera, perché aspettiamo iscritti. C'è una scuola di scrittore che si chiama Aleph. E una scuola chiaramente a cui possono accedere tutte le persone di età maggiorenne, diciamo,
con qualsiasi titolo di studio e ha come obiettivo intanto formare persone che leggono, in prima battuta. E poi quello di come dire, aiutare le persone che vogliono scrivere ad avere una consapevolezza maggiore rispetto a cosa significa scrivere, che è un po' tutto il discorso, è la prima domanda che ci siamo fatti insieme stasera, cioè perché. Quindi prima ancora di come dire, far vedere il pacchetto completo finale, cioè prima di dare una falsa illusione sul fatto che la scrittura possa essere un hobby, cerchiamo in qualche modo di far capire alle persone che la scrittura è una cosa seria, che ci tiene in vita, e questo poi è il vero obiettivo della scuola. Quindi in qualche modo cerchiamo di dare delle basi teoriche molto forti, quindi andiamo a studiare teoria della letteratura, linguistica, proprio per dare il senso della parola, e poi c'è una didattica basata sul genere romanzo quest'anno, poi gli altri anni precedenti abbiamo fatto altro. C'è un focus specifico sull'editoria, perché senza una correzione di bozze e un editing e una quarta di copertina i libri non esistono, quindi non c'è soltanto chi li scrive ma anche chi li lavora i testi, e questa cosa è molto importante perché bisogna avere un quadro completo di tutto quello che significa scrivere. Scusate, il momento pronto, grazie. Grazie a te. Grazie, grazie. Allora, siamo alle ultime battute, forse sì, all'ultima. Sì. Io vi ringrazio personalmente, anche volevo se ho fatto sapere se c'erano domande. Volevo chiedervi se ci sono delle. Ecco. Lo fanno solo una considerazione rispetto al. Non abbiamo ancora letto il libro, però io vi attrice. E per la discussione fatta, mi viene in mente tre cose che hanno un collegamento, secondo me. La prima è La Chimera di Sebastiano Vassalli, che io amo molto, devo dire, proprio l'autore mi piace moltissimo. E in questo caso viene raccontata una storia simile, alla fine si svolge nella bassa padana, sì. Ed è un libro bellissimo con varie cose che sono state dette. L'altra è musicale, Lunario di Settembre di Vano Fossati, che spiega, in questo caso invece si parla di questa zona perché è la lettura musicata, ballata, di un verbale di condanna di una strega, penso siciliana, perché all'inizio questa dice... Qual è il testo? Il titolo è il Lunario di Settembre. Okay. E all'inizio dice... Io non ti amo, parlando di Dio, è questo il grande male, io non ti amo, è questa la tragedia. E alla fine Fossati dice che lei è stata bruciata alle giarre, in terra maledetta, i beni di famiglia fu confiscati, proprio nel testo. La terza cosa, io sono di origini trentine, è un libro, è un trattato, in realtà che non credo sia più pubblicato, che si chiamava Il cerchio delle streghe di Pinuccia del Fusaro, dove